mister Monti riprende il calcio. Innanzitutto l'emozione un anno dopo di ritornare in campo, seppur con una formula diversa, perché voi avevate parzialmente iniziato all'inizio stagione. Praticamente diciamo si ritorna, siamo contenti che si ritorni in campo, anche se speriamo che tutto il paese possa tornare alla normalità, con la gente che lavora, che la gente sta soffrendo sotto tutti gli aspetti, perché questa pandemia, al di là di risvolti importanti economici, ha portato anche una depressione mentale in tante persone, e quindi siamo felicissimi di, diciamo, che torniamo a giocare anche con una formula un po' anomala, diciamo questo mini torneo dove praticamente se sbagli non hai più il tempo di recuperare, e quindi ogni partita diciamo è sempre un esame particolare. L'Ischia la vedi favorita rispetto ad altre, o quantomeno può giocarsela, davanti al fatto che comunque tante squadre napoletane si sono ulteriormente rinforzate, visto che gioca solo l'Eccellenza? Lo so, l'Ischia, io sono convinto che la nostra è un'ottima squadra, è una buonissima squadra, sono contento di questi ragazzi, li reputo dei bravi calciatori, anche se diciamo in questa settimana c'è qualche acciacco di troppo, sia per problemi muscolari, sia per altre situazioni, vedi Castagna, e quindi diciamo su questo sono un po' preoccupato, però la rosa è abbastanza ampia, anche se qualcuno ha delle caratteristiche diverse da altri e difficilmente sostituibili, però questa per me è un'ottima squadra. Poi anche in terraferma ho letto che molte si stanno rinforzando, io spero che si riesca, diciamo, a qualificarsi con una buona posizione in questo girone per poi poterci confrontare con queste squadre che, visto diciamo il periodo breve di 2 mesi, non stanno badando a spese, perché se il campionato fosse durato 10 mesi, 8 mesi, le spese sarebbero state ingenti per le rose che hanno attrezzato. Invece per 2 mesi tutti quanti si sono attrezzati, quindi il livello qualitativo si è alzato. Però cerchiamo, la prima cosa, noi dobbiamo cercare di qualificarci con un ottimo piazzamento. Mister, ne ha viste un po' di tutti i colori, no? Ma credo sia la prima volta, anzi sicuramente la prima volta, che si vive il calcio con questi protocolli in maniera così stretta. Ecco, vi siete abituati? Quanto incide anche questo comunque sulla difficoltà di vivere gli allenamenti e le partite? No, non ci si abitua mai, c'è sempre, diciamo, la preoccupazione dei contatti, si sa che ognuno di noi poi va a casa o qualcuno va a lavorare, quindi non ci si abitua mai, c'è sempre questa preoccupazione, questa tensione che aleggia, e diciamo si spera sempre, ogni volta che dovremmo fare questi tamponi, che vada tutto liscio. Per chiudere, si parte dal derby di Barano, un pensiero sulle altre squadre isolane, un bene o un male avere tutti questi derby? Ma secondo me è sempre un bene, come ho detto anche ai tuoi colleghi, io penso che, diciamo che visto il momento particolare, questa pandemia, i rischi e tutto il resto, penso che Barano e Forio abbiano accettato di partecipare proprio perché c'è l'Ischia, e questa è anche una cosa, diciamo, bella sotto certi aspetti. Io ho sempre dichiarato che mi auguravo, che cosa che non era possibile, mi auguravo che c'era anche il lacca meno in una categoria del genere, proprio per evitare, per giocare più partite sull'isola e evitare di andare in terraferma.